una vergogna imbarazzante, in quanto qualsiasi persona si sente autorizzato, se è ubriaco o sotto effetto di stupefacenti, fare efferati omicidi e passarla franca. Anche a Roma, assieme a Parigi, Londra, New York e Tel Aviv, viene espressa indignazione e incredulità in un sit-in di protesta vicino all'ambasciata di Francia. La sentenza della Cassazione francese sul caso di Sara Halimi, afferma la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, crea un pericoloso precedente perché trasmette il messaggio che la violenza antisemita può restare impunita. I manifestanti chiedono giustizia e rispetto. Giustizia per un omicidio dalla chiara matrice antisemita che vede oggi il colpevole a piede libero, e rispetto per quella vittima, perché se non fosse stata una donna, se non fosse stata soprattutto ebrea, probabilmente non sarebbe morta. C'è un vulnus nella giustizia francese. Chiaramente è una sentenza ideologica, altro non possiamo dire, perché in termini legislativi non ci sarebbe la possibilità di riconoscere ad un aggravante la natura di un esimente, ovvero l'uso delle droghe che ha consentito a questo ragazzo di gettare dalla finestra una signora. Noi siamo presenti, siamo vigili, non vogliamo che queste cose si allarghino, perché è un male che deve essere arrestato per il bene di tutti.